Buongiorno cari tutti, il testo biblico di riferimento per oggi si trova nel Vangelo secondo Luca, capitolo 6, versetto 12. In quei giorni, egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Un racconto semplice ma coinvolgente. Gesù sul monte in preghiera. Ciò che attira la mia attenzione in questo versetto non è il contenuto della preghiera perché non c'è, ma il tempo trascorso in preghiera. E non so quanti tra di noi ha questa abitudine di passare una notte intera pregando Dio. La notte è lunga, come si fa una notte tutta intera pregare Dio? Ho guardato nel testo originale in greco e non si fa riferimento al verbo pregare, ma l'espressione è passando la notte in preghiera a Dio. Quindi troviamo Gesù nella preghiera e non ripetere all'infinito fino all'alba una lista di parole. Gesù ha passato la notte nella preghiera con Dio, non continuamente dicendo le stesse parole o presentando una lista lunga di richieste a Dio. Questo vuol dire essere in dialogo con Dio. Vuol dire in dialogo, ma non un monologo con Dio, una conversazione. E in questa conversazione, in questo dialogo, devo stare anch'io zitto per essere in grado di ascoltare la voce di Dio. Ancora non ho passato personalmente una notte tutta quanta nella preghiera, ma delle ore sì, e vi posso assicurare che quel tempo è stato veramente molto molto benedetto da Dio. E bisogna sperimentare per provare la gioia che si trova nella sua presenza, nella presenza di Dio, in dialogo con Lui. All'indomani di questa notte che viene presentata qui nel Vangelo di Luca, capitolo 6, all'indomani Gesù doveva scegliere i 12 apostoli. Quindi prima delle nostre scelte che riteniamo importanti, ecco un modello vincente. Trascorrere del tempo prezioso, tempo di qualità in presenza di Dio, ed è questa la nostra opportunità oggi, che Dio ci aiuti a sperimentare questo tempo prezioso con Dio. Buona giornata a tutti.